interessa la condizione del rischio, ovvero questo discorso del corpo come territorio di conquista, il rischio del corpo come territorio di conquista, nel momento in cui noi andiamo a parlare del corpo in termini di identità, e quindi parliamo del rischio dell'identità come territorio di conquista, quello che tu dicevi a me, diciamo, mi evoca il fatto che effettivamente si possa osservare anche dall'architettura questa idea del rischio. Se tu e se voi riconoscete il rischio nella condizione del corpo come territorio di conquista, indubbiamente l'architettura lo esprime proprio nel momento in cui si viene a perdere quella, diciamo, condizione di legittimità che abbiamo definito abitare o senso di comunità. Il percorso attraverso il quale si arriva al rischio è un percorso piuttosto tormentato. Io cerco di sintetizzarlo in alcuni passaggi, perché mi sembra interessante la genealogia del rischio, mettiamola così, come si è arrivati a identificare il rischio, quindi una condizione che voi avete in maniera molto precisa definita territorio come, scusate, corpo come territorio di conquista. Beh, ci si arriva attraverso una serie di passaggi che sono stati molto tormentati. Un primo passaggio che ha avuto una ricaduta straordinaria nella disciplina architettonica è quello dello strutturalismo. Non penso che lo strutturalismo sarebbe piaciuto molto ad Heidegger, perché lo strutturalismo in qualche modo dà espressione compiuta al singolo. E qui c'è un passaggio molto rischioso, perché al centro, diciamo, la condizione di legittimazione, il pregiudizio dello strutturalismo è nel riconoscere il primato, l'autorevolezza, l'autorità della struttura, quindi di un sistema di rapporti che si presuppone tenga in considerazione l'uomo, ma mette l'uomo tra parentesi, prima viene il sistema di rapporti e poi viene l'uomo. Prima viene il sistema di rapporti e poi l'uomo va a occupare dei ruoli, mettiamola così. Questo ad Heidegger sicuramente non sarebbe piaciuto, perché si viene a perdere quel senso di autenticità, che è poi alla base del concetto di identità. Quindi nel passaggio dagli anni 50 agli anni 60 assistiamo puoi fare un esempio concreto di strutturalismo? L'orfanotrofio di Van Eyck, che è stato un grande maestro dell'architettura olandese, un edificio che è stato concepito tra il 1956 e il 1958 a guisa di una piccola casba, quindi fondamentalmente quello che puoi vedere non è un edificio scolastico come lo intenderemmo noi, ma un cluster, quindi un'aggregazione di unità ripetibili, ognuna delle quali predefinita da un processo di prefabbricazione pesante e inserita all'interno di un sistema di regole che è la struttura che governa la costruzione prima e il funzionamento della scuola. Tra l'altro, se lo cercate su internet lo trovate ancora, perché è diventata la sede di una banca. L'orfanotrofio non c'è più, i bambini soffrivano molto a quanto pare. Una banca l'ha acquisito, l'ha sanato. Direi che c'è una linea molto La sostituzione della piccola comunità dice di bambini molto, con una banca dice molto in relazione al cosiddetto sì, cioè al passaggio all'impersonale architettonico. Lo strutturalismo che in Italia non ha avuto un grande seguito, mentre è piaciuto moltissimo agli olandesi, ai tedeschi in modo particolare, non a caso, e in parte anche ai francesi, ha avuto un grande seguito.
pensate che l'Olanda ancora oggi ha un sistema di produzione di alloggi, di social housing, il mitico social housing olandese che conosciamo tutti, che si basa ancora sui principi dello strutturalismo, quindi su quella dimensione di impersonalità assolutamente non heideggeriana, ma del tutto strumentale e organica all'idea di una società governata dalla burocrazia e fondamentalmente dalla funzionalità. E qui apriremmo un campo piuttosto ampio, però allora diciamo che il passaggio dagli anni 50 agli anni 60 è un passaggio al sì, alla dimensione impersonale in architettura, alla perdita di centralità dell'individuo e quindi alla perdita di quell'orizzonte di senso che abbiamo chiamato lo spirito di comunità o l'abitare, e la sostituzione allo spirito di comunità del welfare. Qualcuno potrà irrigidirsi con questa espressione, entro a gamba tesa nel politichese, però da architetto il welfare, così come l'abbiamo inteso, è stato uno degli atti di maggior violenza nei confronti della centralità dell'individuo, perché il welfare è stato il vettore attraverso il quale il processo di impersonalizzazione dell'architettura è andato avanti. Quindi mi avvicino lentamente in questa genealogia al rischio. Quindi un primo passaggio forte è nell'essersi assunti il rischio di sostituire la centralità dell'individuo e della comunità il welfare. Vi faccio un esempio molto concreto da architetto, così ci intendiamo immediatamente. L'Olanda ha una straordinaria tradizione che ha le proprie radici in una cultura protestante e mercantile, e ci tengo a distinguere i due momenti, in base alla quale i servizi socio-assistenziali non sono mai stati appannaggio della Chiesa, motivo per il quale noi con gli olandesi non abbiamo nulla che spartire, ma sono stati sempre ad appannaggio di charity che, investendo nei servizi socio-assistenziali, hanno fatto dei servizi socio-assistenziali un business clamoroso. Se voi andate a vedere le opere più importanti del secolo d'oro olandese in pittura, la pittura del Seicento olandese è la pittura che la committenza di allora richiedeva. La committenza di allora era il patronato che governava, gestiva, che capitalizzava il servizio socio-assistenziale. Quindi a un certo punto nella cultura olandese c'è una divaricazione straordinaria. La Chiesa faccia il proprio mestiere, che al business ci pensiamo noi, cosa che non è accaduta in Italia, perché fino a Napoleone in Italia... Come fa a essere, scusa, un business di socio-assistenziale? Te lo spiego. Negli orfanotrofi è l'anticipazione dell'illuminismo tardo settecentesco dei Borbone. Negli orfanotrofi, nelle case di vidovanza, nelle case per anziani, veniva dato ai bambini, alle vedove, agli anziani, agli indigenti da mangiare, e veniva dato da vestire, quindi gli si metteva nelle condizioni, diciamo, di sussistenza, e in cambio si chiedeva loro di lavorare una volta imparato un mestiere. Cioè il servizio socio-assistenziale non è un servizio passivo, modello welfare. Io faccio il servizio e tu sei il consumatore del servizio. Era un servizio dove io ti do un ricovero, io ti do l'abbigliamento, io ti do il cibo, io ti insegno un mestiere e tu mi ripaghi con il provento del tuo mestiere. Questo è il servizio socio-assistenziale nella tradizione. Ma come il debito di oggi? Arrivo, perché la storia non è finita, questa è la premessa. Cosa succede negli anni 50 in Olanda? Si pone un problema. Cosa facciamo dei servizi socio-assistenziali olandesi che fondamentalmente fino a quel momento sono stati gestiti da un patronage che è cambiato, per fortuna loro, nel corso del tempo, ma che sostanzialmente si è tradotto in un consiglio di amministrazione di soggetti che gestivano il servizio e avevano delle corvée da parte di questo, delle persone che abitavano il servizio. Tutta la gestione di questi centri,
che avevano un'architettura straordinaria, che volete ancora vedere in Olanda, si chiamano Hofi, le grandi corti, questa gestione viene avvocata al governo centrale. Il welfare, la socialdemocrazia olandese dice: il decentramento gestionale non funziona, il decentramento gestionale non è efficiente, e quindi ricentralizziamo la gestione del servizio socioassistenziale. Allora, il servizio socioassistenziale olandese, che era un unicum, nel bene e nel male si potrebbe dire, ma era un unicum, viene in qualche modo deterritorializzato, nel senso che quelle condizioni di economia, socialità, cultura che trovavano in quel luogo, in quelle persone, in quel comitato direttivo, le proprie condizioni di esistenza, vengono in qualche modo sradicate da quel contesto, inserite all'interno del welfare. Fin qui niente di male, il problema qual è? È che il welfare olandese, come tutti i welfare europei, si basa su principi di produttività, di funzionalità, di efficienza, e quei principi sono dei principi astratti dai territori, cioè sono funzionali alle esigenze della macchina amministrativa, ma sono deterritorializzati. Ecco che nell'esperienza olandese il senso di comunità che gli OFI e il centro socioassistenziale ancora aveva viene perduto. Nel momento in cui il welfare si fa carico della gestione dell'OFI, il senso di comunità, che è quell'orizzonte di senso in cui si iscriveva anche quella forma di costruire, viene avvocato ad una struttura che non ha alcun riferimento con quell'orizzonte di senso, perché si basa su parametri, ha nelle proprie premesse dei parametri che sono parametri astratti: l'efficienza, il produttivismo, la funzionalità. Questo è il caso olandese, è successo per tutti i casi. Cioè in un momento in cui tutti i paesi erano tendenzialmente decentrati, anche i paesi che avevano una più grande tradizione centralista erano decentrati, l'avvocare a un centro, perché fondamentalmente un welfare ha fatto questo a tutti i livelli, le funzioni direttive, ha creato una situazione folle. E qui entra Bologna. Non è un caso che negli anni 70 Bologna diventi un modello di riferimento per tutta Europa e anche per il mondo. Io ho dei colleghi giapponesi che sono venuti a studiare a Venezia negli anni 70 e marinavano le lezioni per venire a Bologna a seguire i consigli di quartiere. Che qual è stata l'invenzione della grande Bologna negli anni 70? L'aver riportato al centro, decentrando il locale, aver portato al centro il servizio socioassistenziale. Cioè negli anni 70, nella prima metà degli anni 70, la sinistra bolognese riesce in doppio cambiato, mettere insieme questo processo di centramento col libro bianco di Dossetti, quindi riabilitare il senso della comunità con il decentramento amministrativo. È stato un unico, venivano da tutto il mondo a vivere questa esperienza. Quindi cosa c'entra l'architettura? I centri di quartiere erano i grandi complessi monumentali e Bologna stava recuperando per ritornarli alla città in maniera tale che quel programma di decentramento del welfare avesse nello spazio architettonico un proprio motore. Quindi se oggi abbiamo potuto recuperare i centri di quartiere, attraverso i centri di quartiere recuperare quei grandi contenitori, altra cosa che ha permesso a Bologna di diventare un centro di gravitazione internazionale, è perché dietro c'era questo programma. C'era la consapevolezza che l'eccessiva burocratizzazione del welfare avrebbe distorto ogni centralità del senso di comunità, non più dell'individuo ma del senso di comunità. E a parte quel momento, sono stati pochi anni centrali, però il welfare è stata la traduzione del sì il personale iscritto nel corpo sociale, nel corpo economico, nel corpo politico. Quindi qui la politica si è presa un rischio enorme e noi l'abbiamo pagato, perché nel momento in cui fai questa operazione è chiaro che
il territorio, o meglio, il corpo non diventa più uno strumento di conquista del territorio, quindi si creano le condizioni perché il processo sia l'opposto. Sia l'opposto. È il territorio che si mangia dei pezzi del tuo. E poi l'altro momento chiave, magari ne parleremo, è la devastazione degli anni Ottanta, non solo in Italia, ma nel mondo. Ma questo è un altro scenario. Allora, secondo me questi due passaggi, passaggio negli anni 60, strutturalismo applicato alla cultura del welfare e il passaggio delicatissimo degli anni 80, hanno invertito un processo molto rapidamente per cui la centralità del corpo è stata sostituita da una centralità di un soggetto che rimane ancora col punto interrogativo, perché qui giustamente voi parlate del corpo come territorio di conquista e quindi ci cominciamo a chiedere tutti chi conquista il territorio. No. E questa è una domanda interessante, chi è il conquistatore del territorio? C'è qualcuno interessa a fare un intervento? Francesca? Sì. Mi presento Francesca Breccio, sarà domani presente all'incontro con che si chiamerà Eguale, morte a debito, sarà presente Peppino in Claro, siete naturalmente tutti invitati a venire. Però qui adesso parliamo invece di questo tema di oggi. Io ringrazio il relatore perché è stato estremamente chiaro, generoso nella ricostruzione storica e nei vari intenti ermeneutici con cui poterci confrontare con Heidegger e con la storicità che appartiene al nostro patrimonio culturale del mondo romano e del mondo greco. Premessa, dopo 20 anni di studio su Heidegger, dopo innumerevoli lavori, ore di lezioni, tesi e congressi, non sono un'epiderie, fortunatamente. C'è una costola potente di sano hegelismo che mi mantiene distante dalle varie derive dell'heideggerianesimo. Gadamer, allievo, amico, testimone del Denkwerk heideggeriano, sovente ha detto che non è colpa di Heidegger se ci sono gli heideggeriani, così come gli anti-heideggeriani. Grazie a Dio il pensiero va più oltre il pensatore che lo pone in essere. Ho ascoltato con particolare attenzione alcuni passaggi degni di nota, e purtroppo non me li sono appuntati perché non avevo dietro carta e penna. Cerco di ricostruirli a memoria. Primo punto, si è parlato dell'homo mensura, principio dell'homo mensura omnium, l'uomo misura di tutte le cose, che come sappiamo la cui paternità è attribuibile a Protagora di Kos. L'uomo è misura di tutte le cose che sono in quanto sono e misura di tutte le cose che non sono in quanto non sono. Quest'uomo misura, quest'uomo metro, è un po' il genitore di quel versante antropocentrico che tanto ha caratterizzato la riflessione filosofica, e non soltanto negli anni dell'umanesimo, anche e soprattutto negli anni dell'illuminismo, anche e soprattutto negli anni dell'idealismo tedesco, anche e soprattutto nei primi anni del Novecento come reazione alla fine dei cosiddetti pensieri forti. Ebbene, quest'uomo mensura è quanto di più distante c'è nell'intenso animi della filosofia di Heidegger. Sovente e da più parti delle sue opere Heidegger ha rimarcato con fermezza e con chiarezza che l'uomo contemporaneo deve dismettere l'abitudine di autodefinirsi come zoon logon ekon, colui che è il linguaggio, come l'unico che può abitare la terra e come l'unico che ha la predisposizione al dominio del mondo. Non è un caso, infatti, che in una nota opera, che è la lettera a Jean Bouffray, pubblicata col titolo Lettera sull'umanesimo, contenuta in Segna Via nella traduzione italiana, Heidegger, in quelle 40 pagine che sono la riabilitazione pubblica dopo lo scandalo della presunta aderenza di Heidegger al nazismo, lì Heidegger dice una cosa chiarissima: basta parlare di umanesimo, basta mettere l'uomo al centro di tutte le cose. Se la metafisica occidentale ha obbligato l'essere creando quel pandemonio di confusione che anche gnoseologicamente noi siamo chiamati a dover
in qualche modo rende ragione, e anche perché la metafisica ha confuso